Allora, aiuto. Premesso che domani parleremo di aspetti legali e aspetti finanziari, oggi ci vogliamo dedicare invece a tutto il processo dello sviluppo e della produzione cinematografica. Abbiamo parlato di filiera perché, come nel caso dei mobili, no, correggimi se sbaglio, c'è una filiera appunto che comprende diverse aziende che collaborano alla produzione di un prodotto finale in un legame di collaborazione, di cooperazione, per cui ognuno fa una parte e ci si mette insieme per produrre appunto un prodotto che poi è quello che va al pubblico, al fruitore, all'acquirente, insomma nel caso appunto si tratti di un bene materiale. Nel caso del cinema è ovviamente un bene immateriale che noi andiamo a produrre, insomma non è una cosa che si tocca con mano, non è una cosa nella quale il valore appunto del contributo di ciascuno lo vediamo nell'oggetto, nella lavorazione, però lo vediamo appunto nel delivery, la consegna finale di quello che è il film. Come per qualsiasi processo industriale, insomma, la filiera cinematografica è costituita da un insieme di aziende o persone, nel caso del cinema comunque è un lavoro di equipe, è un lavoro per quanto riguarda le riprese, la produzione del film, ma per quanto riguarda poi, come abbiamo visto anche stamattina, i finanziamenti, i contributi, insomma, come si mette insieme il finanziamento per produrre quello che poi è l'opera finale, insomma, contiamo su una quantità di realtà diverse, no? Sicuramente molto più che nelle industrie manifatturiere o dove c'è un discorso di diretto, insomma, tra costi di produzione e quello che è poi il costo dell'elemento finale che viene acquistato, no? Quindi in questa situazione invece dobbiamo mettere insieme lo sviluppo di cui abbiamo parlato stamattina, la produzione e tutto quello che viene dopo, no? Perché la filiera parte appunto dall'idea e non si ferma il primo giorno delle riprese, include tutte le riprese e include tutto quello che è la commercializzazione poi del prodotto, no? Che è un'enormità. Quindi tutte queste cose, poi tra l'altro insisto sul fatto che è il produttore che gestisce tutto il progetto, no? Il regista del progetto intero, dall'idea alla sua commercializzazione, è responsabilità del produttore. Quindi se appunto, come non so, gli americani amano la definizione del film, appunto tutto un processo dal script, from the script to the screen, dico, no? Quindi dalla sceneggiatura allo schermo, ma insomma non è solo lo schermo, è tutto quello che poi appunto porta allo schermo, ma dopo lo schermo, no? Perché appunto tutti gli altri canali di diffusione e di distribuzione del prodotto, insomma c'è un'enormità, infatti. Quindi questo PowerPoint l'ho fabbricato materialmente ieri, quindi mi scuserete se appunto sono tutte idee che ovviamente vado sviluppando da tanto tempo e l'ho messa insieme proprio in forma intellegibile, spero, insomma proprio recentemente. Vi chiedo, no, se poi ci sono delle cose da affinare, lo seguo come traccia, insomma, su cui parliamo. Allora, diciamo che è un'attività finalizzata alla realizzazione definitiva di un film inteso come master, come copia fisica, no? Ovviamente è una definizione antiquata questa, adesso parliamo di file, parliamo di prodotti che non sono neanche più fisicamente gestibili, insomma, come non occupano più lo spazio che di cui avevano bisogno prima. Insomma, io se penso appunto pochi anni fa abbiamo prodotto il film con Edoardo Winspiro a casa, insomma, no? Pile di pizze, cioè sono proprio i rulli che non esistono proprio più. Adesso si parla dei DCP, è una cassetta, insomma, oppure andremo, no, allo streaming dei film veramente a livello digitale senza spazi, no? E quindi parlare di un film in termini di master che poi si duplica per generare altre copie, insomma, forse è un linguaggio antiquato, però il concetto è quello, insomma, c'è comunque un prodotto finito, no? Che chiamalo file, chiamalo come ti pare, insomma, è comunque ormai un prodotto sul quale vengono effettuate certe lavorazioni per portarlo ad essere in quel modo,
una volta chiuso quel prodotto, poi viene duplicato, no? Oppure appunto mandato in streaming con diverse modalità, in modo da poter essere fruito da persone che poi lo vedono, no? Quindi la commercializzazione è comunque il portarlo al pubblico. Per creare questo master, chiamiamolo così, insomma il prodotto finale che è il nostro film compiuto, occorrono appunto contributi creativi, no? Contributi tecnici e contributi finanziari che dobbiamo mettere insieme. Quindi i contributi creativi, abbiamo visto, no? Sceneggiatura, regia, tutto il comparto appunto che chiamiamo creativo. I tecnici sono tutti quelli che sono coinvolti nel processo delle riprese, della post-produzione, insomma tutto l'intervento tecnico che è necessario per produrre il progetto. E i finanziari sono tutti quelli di cui abbiamo accennato stamattina e su cui andremo a parlare molto più estesamente domani parlando del piano finanziario, no? Cioè chi mette i soldi per fare il film. Quindi i produttori, intesi come, abbiamo detto, no? I registi del progetto, perché stamattina facevo questa distinzione tra il regista del film e il regista del progetto, che per me è il produttore, no? E è anche colui che detiene i diritti sul progetto, abbiamo detto. Quindi senza i diritti non c'è progetto, non c'è produzione possibile, no? Quindi questa è una cosa che è prioritaria davanti a tutto, insomma, il produttore è colui che detiene i diritti sul progetto, vi dicevo, anche per media, anche se in percentuale, appunto, perché deve detenere almeno il 50%, quindi può essere in coproduzione con altri, però almeno il 50% dei diritti devono essere contrattualizzati a favore della società di produzione. Quindi ci sono i produttori, i detentori del diritto di sfruttamento commerciale sul film prodotto, no? Il diritto di sfruttamento commerciale che deriva già dalla proprietà del film, adesso lo vediamo un po' meglio, che gestiscono e negoziano quindi l'acquisizione, il coordinamento e l'impiego dei contributi, cioè io acquisisco i contributi, decido insieme a chi altri metterli e come li utilizzo, no? Allora, vediamo tutta la filiera, poi la distribuzione è quella che è responsabile della duplicazione delle copie master, se vogliamo ancora riferirci appunto delle copie positive, insomma, a termini cinematografici. In più copie, no? La duplichiamo in più copie destinate alla proiezione nelle sale e ai diversi canali di sfruttamento economico. Anche questo andremo un pochino più a fondo. Quindi i distributori che cosa gestiscono? Allora, il flusso fisico delle copie, perché prima esistevano, no? Questi depositi appunto che erano quelli dove erano depositate tutte le pizze dei film, e i distributori dicevano mi mandi una copia lì, una copia là, 10 copie là, questa città usciamo con 20 copie, insomma, quindi c'è una movimentazione fisica che adesso appunto si è ridotta o a un DCP o addirittura appunto a file, no? Mandati via satellite, insomma. Gestiscono l'attività di marketing che viene fatta appunto dalla distribuzione e i flussi finanziari collegati agli incassi, cioè il botteghino del cinema, insomma, ricepisce appunto gli incassi dei film che poi vanno, no, distribuiti al distributore e sono loro che poi dal botteghino passa per il distributore che restituisce al produttore nel caso in cui ci sia appunto un introito per il produttore. L'esercizio cinema, no? Appunto è quello che si occupa di proiettare il film al pubblico attraverso gli spettacoli, insomma adesso si parla molto anche di modificare il modo in cui il film viene portato al pubblico, perché la gente va sempre di meno al cinema, questo abbiamo visto, insomma ci sono molti meno cinema di quanti ce n'erano prima, proprio in termini di sale. No? Vengono favorite le sale multiplex, appunto le sale più piccole dove c'è un cinema più, no? Meno impegnato, diciamo, più da fruire in termini di spettacolo, di intrattenimento, diciamo. E si sta modificando, si stanno sperimentando molti modi diversi per portare la gente di più al cinema. Uno di questi, e vedo che sta riscuotendo un certo interesse, ho visto delle esperienze fatte sia in Spagna ma anche in Inghilterra, cioè del far diventare la proiezione del film un evento,
No, un evento da promuovere, ovviamente con quello che abbiamo visto oggi, no? Facebook, eccetera, fai l'evento, inviti gli amici, eccetera, eccetera, ma fai l'evento caratterizzandolo con qualcosa di particolare, come so, il film sul cibo, fai no, il cocktail, il film su... Ho visto delle esperienze che stanno facendo in Spagna adesso di masse di pubblico coinvolte con delle feste mascherate, fai Batman tutti vestiti da Batman, vanno al cinema per vedere Batman tutti vestiti da Batman, no? C'è davvero delle cose, perché ormai è la festa, è l'evento. Sì, tutti vestiti, assolutamente, nuovi personaggi a tema, insomma, questo tipo di cose stanno riattirando la gente al cinema, soprattutto tra i giovani, ma anche molto, non so, Blade Runner, insomma, chi non andrebbe a vederla, no, travestita? Assolutamente, quindi... Si sta cercando, trovando delle forme non alternative, nuove, insomma, per stimolare innovative. Anche la presentazione è uno spettacolo. Sì. Che piace. Sì, assolutamente. In Inghilterra ho visto che fanno, per esempio, gli eventi, non so, Billy Elliot. È diventato un caso, insomma, sta tornando al cinema alla grande, coinvolgendo i ragazzi, insomma, con appunto lo spettacolo prima del film, no? Ti fanno un ragazzo che è un ballerino straordinario che fa tutto uno spettacolo e poi vedi il film, o viceversa. Non so, inventare delle cose che possano appunto essere non il film, ma l'evento che comprende il film. Non necessariamente, guarda, non necessariamente, ti giuro che ho visto i filmati che ci hanno fatto vedere sul cinema a Madrid, che ha organizzato tutta una serie di film, no? Da Guerre Stellari, film appunto vintage direi. Guarda, se non era gente dell'età mia, poco ci manca, eh? Cioè, ragazzini no, era gente che l'aveva già visto all'epoca e che però torna a vederlo perché c'è l'evento. Cioè, se mi dicono adesso fanno Guerre Stellari al cinema, non so, forse ci andrei anche a vederlo. Però perché, no? C'è il cinema super speciale in 3D, col surround, la cosa che no, te lo fa sentire in un certo modo. E però perché partecipi con gli altri. Cioè, facendo leva sulla socializzazione, no? Piuttosto che l'esperienza del vedere il film, che ormai te lo vedi a casa, a comodo tu, all'orario che vuoi tu. Assolutamente, assolutamente, come era una volta, insomma, perché adesso veramente, no, ti dico, mi vedo il film come mi pare a me, mi alzo, mi faccio il caffè, mi vado in bagno, intanto telefono e no, non è più quell'esperienza immersiva che era appunto. Quindi c'è bisogno appunto di aggiornamento anche da parte degli esercenti, insomma, capire nuove forme, no, di presentazione. Vabbè, questo non ne parliamo, insomma, è tutto un discorso enorme che coinvolge, vabbè, in Italia poi non ne parliamo, no? Il discorso della distribuzione, l'esercizio, però adesso stiamo ovviamente parlando in teoria, e vi dico, in alcune esperienze che ho visto, insomma, di cui ho sentito, ci sono sperimentazioni abbastanza positive da questo punto di vista, no? Quindi, ecco. Qui dice, sì, necessità l'esercente di uno o più locali destinati alla proiezione, disponibilità di servizi complementari. Perché non si vede sotto che devo fare? Freccette di lato qua? No. No, forse c'è... Non so se dipende da... No, forse è un problema di risoluzione dello schermo, probabile. E ci vuole un... forse conviene vederlo di qua, sono uscito, forse perché va fuori, bisognerebbe spostarlo un po' più su, è uscito fuori dallo schermo. Quindi dovrei fare un lavoro di questo genere per ogni slide, però non so se ce la facciamo. Forse è meglio vederlo... Anche, sì, lo vediamo così. Qua allora, peccato. Mi dispiace, ce l'avevo messa tutta. Infatti, però vabbè, se mi ci metto adesso impedite come sono, poi
No? Eccessivo, vero? Lasciamo perdere? Vabbè, facciamo così, dai. Può fare più piccoli caratteri? Però avrei bisogno di qualcuno velocissimo che lo fa, perché sennò non... Seleziona tutto carattere a... No, vedi che non... Secondo me così si vede meglio. Va bene. Allora, sì, poi lo modifico e ve lo mando carino, dai. Quindi dicevo, adesso tra l'altro, insomma, non si parla più, no, del discorso delle finestre, quindi c'è prima l'uscita al cinema, poi c'è l'uscita appunto del DVD, tutta la catena delle finestre della distribuzione. Ne siete, cioè, la conoscete? Il discorso delle finestre, insomma, dei windows di uscita. Vogliamo vederlo un pochino dopo, ho anche un piccolo PowerPoint sulla distribuzione, ma però adesso c'è anche il discorso, allora diciamo che prima c'era l'uscita al cinema, no? Quando io ero ragazza addirittura mi ricordo c'era l'uscita in prima visione e il film stava in prima visione per 2 mesi, dopodiché passava alle seconde visioni. No? E ci stava per un tempo più lungo ancora, e dopodiché c'erano i cinema de sé, i parrocchiali, dove tu potevi andare a vedere il film anche 2 anni dopo che era uscito, e stava ancora lì e teneva per tanto tempo. Una cosa che mi diverte raccontare è che io andai a vedere Easy Rider al cinema, no? Fai conto un anno e mezzo dopo l'uscita, e il film durava 3/4 d'ora. Perché fra tagli e tagli e tagli, riusa la stessa pellicola, bruciature e cose, veniva tagliata, rincollata e tutto, saltava, però durava 3/4 d'ora invece dell'ora e mezza originaria, insomma, arrivavi a vedere i film in quelle condizioni. Ma proprio perché era appunto consumato, no? Dal tanto uso, appunto, tanto usato che, insomma, quando arrivava poi al cinema de sé era ridotto alla sua essenza proprio. No, ma davvero, vedere i buchi nella pellicola, no? Tutti a fischiare perché dovevano intervenire, tagliare, rincollare la luce, cioè sono esperienze che adesso non esistono più, perché il cinema va in sala, tiene, se tiene, insomma, quelle poche settimane e poi, no? Sì, un giorno, insomma, dipende dai film, ovviamente, dall'esercizio. Se sono italiani, io a parte. Esatto, se riesci ad averlo un giorno, no? E però poi da lì va subito alle altre modalità di commercializzazione, quindi va appunto ai mercati secondari, il pay TV, quelli che rendono di più, no? Pay TV, l'home video, adesso il VOD, insomma tutte le piattaforme appunto di video on demand. Quello subito, già da prima della sala, insomma, quando è in color correction ancora va subito. Assolutamente. E quindi adesso, insomma, c'è sempre più la congestione, diciamo, delle uscite, esce su tutti i mezzi quasi contemporaneamente. In alcune situazioni, negli Stati Uniti, anche in Inghilterra, so che stanno sperimentando queste modalità, proprio le chiamano day and date, cioè lo stesso giorno, contemporaneamente, esatto, esce in tutti i modi possibili, no? E hanno scoperto che non svuota i canali, cioè non è che tu non vai al cinema perché lo puoi vedere appunto in televisione o sul VOD, lo vedi sul VOD, dopodiché dici mi è piaciuto, vado al cinema per godermi l'esperienza collettiva appunto con uno schermo grande, cioè si trainano, no? La pirateria, io sono convinta che è una cosa pessima per gli autori perché, no? Non ci guadagnano niente. Però la pirateria porta la gente al cinema, cioè fa girare i film, la gente li vede, no? Io, cioè, ne sono convinta, continuo purtroppo a scontrarmi contro un modo... Ma è una questione economica. Esatto, dal punto di vista del fruitore... È evidente che non puoi andare al cinema per vederti tutto, a volte abiti in posti dove il cinema non c'è, no? Non te lo portano il film perché
in quel cinema non fanno quel tipo di film che tu vorresti vedere, no? C'hai quella multisala che ti rimane a 30 km da casa, che fa solo film americani o ti fa film appunto italiani ma di cassetta, e quindi per vedere un film devi piratarlo per forza. Secondo me la soluzione è quella di trovare appunto delle piattaforme con dei prezzi bassissimi, no? Perché o dei distributori regionali, però appunto devono avere degli incentivi per farlo, no? È possibile acquistare la visione di un film per 24 ore, sì, a un prezzo bassissimo, tipo 2 euro. Lo acquisti per 24 ore e nell'arco di 24 ore lo vedi. Lo puoi vedere quante volte vuoi. Esistono delle piattaforme, non so, iMovies, li conoscete, insomma, fate un abbonamento, 7 euro al mese credo che costa, e hai una serie di film, dei festival. Sì, esatto, è quello il modo, no? Per salvare capre e cavoli, diciamo, per poter dare ovviamente un contributo necessario agli autori, ai produttori, a chi ha lavorato per farlo il film, perché sennò, insomma, non c'è, no? Nessun ritorno, e allo stesso tempo per permettere al fruitore di poter accedere ai contenuti laddove il contenuto non viene dal, no? Cioè lui lo va a cercare, però appunto perché non trovarlo in maniera legale pagandolo poco, insomma. Siamo purtroppo costretti, cioè la pirateria è una costrizione, non è una cosa, anche perché la qualità ne perde molto, no? Molto spesso vedi delle cose inguardabili. Quindi garantire uno standard appunto di qualità ad un prezzo ragionevole, insomma, dovrebbe essere quello l'obiettivo, no? Ok, torniamo quindi alla fase di produzione. Abbiamo detto produzione, distribuzione, esercizio, no? È la vita del film, la filiera produttiva, insomma. La fase di produzione, diciamo che è un'impresa collettiva di enormi dimensioni il cinema. Cioè, il momento in cui ci accingiamo a fare un film, non abbiamo appunto, scusami se prendo sempre il mobile come esempio, ma l'avrei fatto indipendentemente, insomma. Va bene, indipendentemente, insomma, io so che, no, ho la fabbrica dove ho, correggimi se sbaglio, i carpentieri, i lucidatori, cioè chiunque si occupa di fare il comò, e poi ho quello che mi fabbrica le maniglie, quell'altro che fabbrica i piedi, che vai mettendo, no, avrò un certo numero di artigiani, fabbriche più o meno importanti che cooperano per la manufattura, diciamo, del prodotto finale. Nel caso del cinema abbiamo una quantità di persone, di realtà, di strutture coinvolte che è decisamente enorme, perché tutto il comparto appunto creativo, no? Quindi scrittori, registi, abbiamo l'attore, tutta la troupe che poi a sua volta gente di specializzazioni diverse, insomma, appunto da falegnami, costruttori, ai macchinisti, ai fonici, alle luci, no? Agli autisti, agli stuntman, a chiunque, continuate a mettere la quantità di gente che viene coinvolto in una produzione, e poi i distributori, gli esercenti, gli agenti, insomma chiunque abbia a che fare, quindi è un'impresa grande, di grandi dimensioni. Allora, torniamo alla figura del produttore, soggetto economico responsabile della realizzazione e del completamento del film. Il produttore ha anche la responsabilità di chiudere il film, di completarlo, no? E di metterlo sul mercato. E viene anche avviata da lui stesso, no? Quindi lo segue in tutto il suo percorso. Allora, che succede? C'è un elevato bisogno di soldi prima che il prodotto giunga sul mercato. Un film può costare diversi milioni di euro, insomma, non si parla appunto del costo del legname, delle maniglie, delle cose che costa mettere insieme, poi lo vendi e non so in che termini, quant'è la percentuale, ma immagino che tendenzialmente recuperi il costo, no? Cioè è quello che cerchi di fare, insomma, costruisci un appartamento, la stessa cosa, ci metti un X di costo per costruirlo, quando lo vai a rivendere c'è una percentuale di guadagno, insomma, ed è piuttosto immediata rispetto ai tempi di produzione, no? Lasciamo perdere il mercato che langue, i soldi che non ci sono, insomma la crisi. Però in questa situazione molto spesso c'è la necessità appunto di investire dei soldi in tempi precedenti a quelli dell'effettivo finanziamento, sia a livello di fondi pubblici, di cose di cui abbiamo parlato appunto rispetto al finanziamento del film, sia poi rispetto alla commercializzazione, cioè le eventuali entrate che si avranno, perché anche lì il film è un prototipo, abbiamo detto, ogni film è diverso,
ma non ce ne sono due uguali, non puoi dire quel film che è simile al mio è andato bene, quindi il mio andrà bene. Chi te lo garantisce? Sempre gli stessi, quindi vai tranquillo. Paolo Genovese, sai che fa quel film e farà, no? Però appunto quelle sono operazioni commerciali. Se noi vogliamo fare questo tipo di film a cui purtroppo siamo legati, insomma, diciamo, ogni film è diverso dagli altri e c'è una grande incertezza sulla domanda, nel senso che non hai mai idea di, no, che impatto avrà sul pubblico, se piacerà o non piacerà alla critica. Le variabili, diciamo, sono talmente tante che non c'è un calcolo che ci può portare a un risultato preciso. Quindi ci differenzia questa cosa rispetto agli altri, le altre filiere, diciamo, no? Allora, distinguiamo la produzione in quattro fasi. Abbiamo detto lo sviluppo, ne abbiamo parlato stamattina, quindi in grandi linee, insomma, ho riassunto, viene acquisito il soggetto, elaborata la sceneggiatura necessaria a stimare il costo del film, quindi quello che dicevamo oggi, no? Appunto il breakdown delle scene, il piano di lavorazione, insomma il preventivo. Vengono selezionati gli input creativi principali, quindi il regista, gli attori protagonisti, no? Si prepara il budget e si assicurano le fonti di finanziamento, quindi piano finanziario, abbiamo visto stamattina, insomma decidiamo le strategie di finanziamento. La preproduzione, che fa parte sempre della fase di sviluppo, perché siamo sempre... Ci sei? Ma certo, sei liberissimo, grazie. Arrivederci. Dicevamo, la preproduzione fa sempre parte dello sviluppo del film, anche se siamo già appunto in una fase di produzione per alcune cose. Perché, per esempio, allora si segue lo spoglio della sceneggiatura, abbiamo visto, individuazione delle singole scene, il piano di lavorazione, no? Che cosa giriamo, dove, quando, come utilizziamo appunto le risorse che abbiamo. Si verifica il preventivo di spesa, si conclude il casting, questo normalmente non è compreso nel budget di sviluppo, no? Le comparse, gli stunt, tutte queste cose, insomma, diciamo che nel casting che mettiamo... Questo è preventivo di produzione, già ci siamo. Esatto. Si scelgono le location definitive, bene, si ultimano lo storyboard, la costruzione del set, qui stiamo già in produzione. Storyboard no, posso dire che lo storyboard può essere considerato una voce dello sviluppo. Poi, ho cambiato proprio carattere, che ho fatto qua. Poi vabbè, abbiamo la produzione vera e propria, che abbiamo detto che è, no, il periodo delle riprese del film, e la post-produzione, in cui abbiamo il montaggio della pellicola, diciamo, delle inquadrature, il montaggio del suono, quindi la colonna sonora, vabbè, la registrazione della colonna sonora prima ovviamente, aspetti speciali, visivi e sonori, l'eventuale doppiaggio, no? Se abbiamo un film parlato in più lingue, insomma, se dobbiamo appunto doppiare degli attori con delle altre voci, insomma, montaggio, missaggio, colonna sonora, correzione del colore, stampa finale della copia originale, solito master, da riprodurre, come abbiamo detto, per la distribuzione commerciale. Tutto questo processo è la post-produzione, no? E però è una delle fasi, insomma, della produzione del film. Opla. Allora, che brutto. Piano finanziario. Allora, se c'è una regola nel mondo della produzione cinematografica, che non esistono regole, insomma, su questo credo che non ci piova, insomma, siamo tutti d'accordo sul fatto che non c'è nulla di codificato, non c'è niente che possiamo dire è così e che ci garantisce un certo risultato, ogni film è, no, assolutamente un prototipo e cerchiamo di fare il meglio del nostro lavoro per fare sì che il prodotto finale corrisponda il più possibile a quello che avevamo in testa all'inizio, insomma, con il minor dispendio economico possibile e nel miglior modo. Quindi, finanziamento di un film può cambiare, no? Possono cambiare le fonti di finanziamento, perché? Perché possono cambiare le leggi, possono entrare o uscire dal mercato delle determinate strutture di finanziamento che prima finanziavano, parlavamo prima
delle distribuzioni dei minimi garantiti, è diventato sempre più difficile. Entrano altri strumenti, agevolazioni disponibili, discorsi di tax shelter, di tax credit interno, tax credit esterno, insomma sono tutte forme di agevolazioni che mettono appunto a disposizione i governi locali per permettere di destinare soldi dalla fiscalità alla produzione cinematografica, no? Sono delle detassazioni o dei modi di investire dei soldi che avresti pagato appunto in tasse, anche in contributi, insomma in altri tipi di tasse che comunque sarebbero andate allo Stato, insomma le puoi investire in prodotti, adesso in prodotti audiovisivi addirittura, no? Si sta modificando la legge, quindi prima nel cinema e adesso si potranno investire anche in operazioni televisive, web, il che permetterà veramente di poter iniettare più energie, più soldi nel transmedia, esatto, nel prodotto audiovisivo in generale, molto positiva questa cosa. E questo perché? Perché appunto i finanziatori, cioè coloro che contribuiscono al finanziamento di un film, hanno ciascuno i suoi motivi, ma sono motivi molto diversi tra loro. Ed è interessante, io credo, anche dal nostro punto di vista di richiedenti fondi, diciamo, no? Il capire che cosa c'è dietro il ragionamento di chi ti dà i fondi, cioè perché te li sta dando. Quindi se tu che appunto vuoi comprare una Ferrari, non vai al concessionario che vende le Mini Morris, no? Cioè, sai dove devi andare, sai che cosa ti può dare, sai che cosa tu devi cercare lì. Quindi è anche importante capire come relazionarci con queste strutture, no? Allora, molto semplificati, possiamo dire che, per esempio, il governo o un fondo regionale, no, che ti offre contributi, rimborsi o incentivi fiscali, quindi parliamo dei fondi regionali, dicevamo delle Film Commission, dei fondi regionali tedeschi che ti impongono di spendere lì una somma maggiore di quella che ti erogano, no? Però anche gli incentivi fiscali, appunto il tax credit, sono interessati al fatto che il film venga realizzato in tutto o in gran parte sul proprio territorio, quindi o per far vedere il territorio o per coinvolgere appunto le risorse del territorio, quindi il personale, le ditte, no? La gente che ci lavora, oppure appunto per spendere soldi lì, quindi o si vede, no? O appunto impieghi delle persone, oppure c'è un ritorno in termini di spesa di alberghi, comunque muovere una troupe in una, no? Per delle riprese ha appunto un beneficio per il territorio che ti ospita. I titolari dei diritti di sfruttamento del film, che non sono quelli che abbiamo noi come produttori, insomma, per appunto produrre il film, ma sono quelli che cediamo al distributore per poterlo sfruttare in seguito, o no, la televisione che ci preacquista i diritti di trasmissione televisiva, loro sono interessati appunto al loro canale, no? Quindi il loro territorio per il quale acquisiscono i diritti di distribuzione e il tempo in cui ne avranno disposizione, no? Quindi è interessato alla realizzazione dei film per poi poterlo utilizzare per il proprio rendiconto, no? Tornaconto, scusate. Il broadcaster, per esempio Rai Cinema, no? ti preacquista il tuo film, tu dici vabbè, sto producendo un film, mi sta costando 1 milione di euro, vado da Rai Cinema, Rai Cinema dice guarda sì, il film mi interessa, non fino al punto di coprodurlo perché no, non ci credo tanto da voler entrare in quota, acquisirne appunto una parte dei diritti per tutto il mondo, però mi interessa soltanto per trasmetterlo sulle mie reti televisive. Quindi invece di darti 300.000 euro che potrebbe essere la mia quota di coproduzione, ti do 30.000 euro per acquistarlo, per averlo io a disposizione per i canali Rai per tot anni, no? Non è l'opzione. No, questo è un preacquisto di diritti televisivi, perché lo devi vedere dal suo punto di vista, no? Lui sta preacquistando da te per quel tempo, no? Dopodiché decadono i diritti e tornano a te produttore, che puoi decidere di ridarli a lui o a un'altra televisione, insomma che cosa ci fai. Questo si chiama preacquisto di diritti televisivi. Questo solo per
che uscirà per la televisione o anche per i film che verranno proiettati al cinema, la TV può già acquistare? Certo, acquista i diritti televisivi, no? Di trasmissione televisiva. Possono essere esclusivi o meno, diciamo che ognuno per il proprio no, ambito, nel senso che Rai ti acquista la Free TV, poi hai la Pay TV, la Pay Per View, la VOD, cioè tutta una serie, adesso poi lo vediamo, insomma, di suddivisione dei diritti di cui è composto un film che tu puoi vendere separatamente. No? Adesso c'è. Quindi però è limitato al territorio, perché Rai ti acquisterà i diritti per la trasmissione in lingua italiana sul territorio italiano, no? Più delle cose che a noi fanno quasi ridere, però tanti ci fanno i milioni: navi aerei battenti bandiera italiana, Repubblica di San Marino, Vaticano, Svizzera di lingua italiana. Appunto Capodistria, non mi ricordo, insomma, c'è tutta questa, no, serie di territori pertinenti all'Italia. Io ti giuro, ieri ho preso un aereo all'Italia, mi sono messo lì a guardare, no, la rivista Ulisse di bordo. Alla fine hai tutti i film che trasmettono, tutti i film americani senza distinzione, e poi c'è un film di Paolo Genovese, no, che si sta girando tutti gli aerei all'Italia nel mondo. Tu ti puoi immaginare quanti soldi gli rientrano la Lotus Film che ha prodotto il film di Paolo Genovese, non solo dal botteghino, ma anche da tutti gli aerei battenti bandiera italiana, insomma. Quindi sono soldi. È pazzesco. Quindi io per i nostri film credo che sia un po' fuori target, però. Le nostre produzioni, non so, c'è da augurarsi, se poi un giorno vedremo uno dei nostri film su un aereo d'Italia, ben venga, insomma. Ma diciamo che comunque, ecco, tornando qui, sarà perimetrato ai diritti e ai territori del suo interesse, no? Quindi poi lo vediamo, insomma, in termini di coproduzioni straniere, ogni coproduttore avrà acquisito, con il versamento della sua quota, insomma, nel finanziamento del film, no? I suoi diritti per il suo territorio. Quindi poi ognuno troverà appunto i finanziamenti e accederà ai diritti nel proprio territorio. No? Poi l'investitore di capitale di rischio, qui parliamo appunto di. No, stiamo qua. I famosi business angels di cui parlavi prima tu, insomma, o no, ma capitale di rischio che può essere appunto in Francia c'è una struttura, i Sofica, che sono dei fondi di investimento creati da persone che investono capitali, no, che invece di essere investiti su, non so, il petrolio piuttosto che, no, l'andamento del mercato delle patate, del tabacco, quello che ti pare, insomma, vengono investiti su film. E possono, siccome investono non su un film, ma su un pacchetto di film, il rischio per loro è minore, viene diversificato e hanno la possibilità di guadagnarci qualcosa, perché c'è un film nel pacchetto che va benissimo e appunto trascina tutti gli altri. Quindi l'investitore di capitale di rischio è ovviamente interessato al fatto che il film guadagni molto e a lungo, no? Che abbia una lunga tenitura, insomma. Oppure non solo lunga tenitura in sala, ma che abbia appunto una lunga vita in tutti i diritti di cui dispone, in modo da permettere la ripartizione dei proventi dopo il recupero dell'investimento. Non investi, recuperi quello che hai investito, se poi ci sono dei proventi dopo, insomma, no? È quello che interessa all'investitore di capitale. La banca, perché e come una banca può entrare nella produzione di un film? Sono finanziati da banche attraverso i tax credit esterni, ma sono anche indirettamente finanziati da banche, perché nel momento in cui io produttore vado appunto da Rai Cinema, no? E gli dico, mi entri in coproduzione con questo film, dice sì, questo mi interessa più di quello di prima su cui ti davo solo il diritto antenna, adesso voglio entrare in coproduzione e ti ci metto 300.000 euro. Dico, che bello, no? Dammeli 300.000 euro, prima consegnami il film. Bene, allora io ho un contratto di Rai Cinema, devo andare in banca, la banca mi chiede quanti appartamenti hai, che cosa mi dai a garanzia di questi 300.000 euro, no? Una fideiussione personale. Quindi il produttore si espone,
vuole gli interessi, no? E quindi la banca è interessata alla commissione a ricevere il suo compenso in termini di un tasso fisso sul prestito, comunque ti sta prestando dei soldi. È evidente che poi quando Rai Cinema ti paga, non paga più te ma paga la banca. Tu fai un contratto diretto tra Rai Cinema e la banca, per cui quando Rai Cinema eroga va direttamente a coprire quello che la banca ti ha dato. No? Gli interessi li pagherai in anticipo, quindi invece di 300.000 euro la banca te ne darà 260, 40.000 euro te li sei giocati in anticipo rispetto, no, alla previsione del tempo. Tu dici mi pagherà a copia, no? Quando chiudo, quando consegno, cioè tutta una serie di adempimenti, cioè Rai Cinema ti deve approvare il master che tu gli dai perché deve essere appunto conforme allo standard del broadcasting, hanno bisogno di un certo tipo di master. È un contratto molto complesso in cui la banca ha interesse ovviamente ad entrare, no? Questo dico ovviamente, vallo a trovare una banca che ti anticipa i soldi del cinema, fosse facile, no? Oggi, però in teoria insomma con dei, appunto, dei fornitori no? Solvibili, interessanti, insomma non ci dovrebbero essere problemi. A Roma non hai una banca che ti anticipa i soldi della Regione Lazio, ma neanche, cioè si mettono a ridere, no? Però purtroppo è il segno dei tempi, insomma. Quindi, sì, scusa. Sì, questo attraverso il tax credit adesso. È una forma di investimento, cioè che a loro risparmia soldi di tasse. Ah, ok. No? Sono tasse che loro avrebbero dovuto pagare su introiti, è un tax credit, esatto. È un... No, no, sì, si fanno pubblicità, è ovvio che gli piace BNL, no? Che è product placement, insomma, soprattutto BNL perché è abituata a lavorare col cinema. Però appunto. Sì. Sì, sì, sicuramente. Sì, c'è un discorso anche, no, di presentare una faccia. Comunque quello è sempre sta scritto. Sì, sì, è tutto tax credit quello. È tutto tax credit. Sì. Lasciamo ad Alessandra, dai. Lo lascio ad Alessandra il tax credit. Adesso mi uccide. Comunque è sempre tax credit e comunque sono anche operazioni culturali interessanti per le banche, insomma, perché in momenti appunto di crisi in cui vengono additate e vengono, no, molto criticate per la gestione appunto molto poco friendly, diciamo, del denaro, il produrre film di particolare valore culturale è una cosa che gli pulisce, esatto, sì, insomma, esatto, la coscienza sicuramente, quindi è un'operazione che fanno a volte anche oculatamente, no? Quindi per dirvi che ognuno ha il suo modo di, no, la propria convenienza, insomma, nel finanziare. E quando non si tratta di convenienza, adesso torniamo un momentino al discorso appunto del programma media, per esempio. Il programma media finanzia lo sviluppo e non la produzione, su quello siamo d'accordo. Ma diciamo che funge da volano per la cinematografia europea. Se non ci fosse stato il programma media, io non so quanti film europei sarebbero stati prodotti. No? Ha dato aria all'economia audiovisiva a livello europeo, alla cultura audiovisiva a livello europeo. Quello che riescono a fare negli Stati Uniti, sviluppare 10 progetti per produrne uno, qua non è possibile. Noi non abbiamo la possibilità industriale di poter avviare una cosa del genere. Il programma media un po' te lo permette. Non tutti i film che vengono sviluppati vengono prodotti, ovviamente, però è una sperimentazione, essendo prototipi, dobbiamo avere la possibilità di sperimentare. No? E questo te lo può dare soltanto un'istituzione culturale come media. Sì, credo che tu abbia bisogno del microfono. Aspetta, non so dov'è. Ah. Ritornando al programma media, per quanto riguarda alcune parti che dovrebbero, secondo me, stare nel piano finanziario della produzione e non della distribuzione, tutto ciò che riguarda... Scusami, produzione e distribuzione, il programma media finanzia lo sviluppo, abbiamo detto. Sì, no? È vero, in effetti poi
c'è molta confusione nella, per quanto riguarda proprio la conoscenza vera e propria del programma media. Okay. Allora, permettimi, stasera mi consulto con Alessandra e vedo fino a che punto ve lo fa lei, se no lo facciamo noi domani mattina, vedere proprio il budget del programma media, che cosa include. Sì, perché poi c'è tutto il discorso di voler mettere in Europa, far viaggiare questi prodotti, no? Cioè, se ovviamente c'è soltanto il fondo allo sviluppo, deve essere in lingua inglese, vabbè, però la sceneggiatura rimane in italiano, quindi già non c'è possibilità di far conoscere la sceneggiatura ad un altro coproduttore. Come si fa in questo caso? Perché metti i costi di traduzione nel budget. Ma stavo è il programma media stesso che te lo finanzia la traduzione. Ok, mentre per il sottotitolaggio è finanziato ai distributori e non ai produttori, perché ovviamente fa parte della distribuzione, della finalizzazione del film. Ok, sì. Era giusto un attimo di... Sì, la traduzione della sceneggiatura, anche del marketing package, per dire, anche, non so, io... penso anche se devi tradurre il marketing package in polacco perché hai bisogno di parlare col produttore polacco al mercato, gli vuoi portare, dico in estremo, perché in genere si comunica in inglese, però anche quello, motivandolo, spiegando che hai bisogno di quella lingua perché quel produttore in particolare, quel territorio ti interessa per il tuo film, può rientrare nei costi di sviluppo. No, non i costi di sottotitolaggio né di doppiaggio, insomma, questo sono inerenti alla produzione e distribuzione. Esatto. Sì. Va bene, torniamo qua. Dal fatto che prima si diceva che la sceneggiatura la si poteva mandare anche in italiano, no? Sì. E quindi mi chiedevo, appunto, cioè, su pochissime basi il soggetto, i contratti, ci si basa poi alla fine per poter dare... No, ti ho detto che la sceneggiatura può essere in italiano, ma il trattamento deve essere in inglese, cioè tu devi comunque dare... Anche il trattamento in inglese. Sì, la sceneggiatura non è necessariamente parte della domanda. Cioè tu puoi presentare domanda allo sviluppo dicendo devo ancora scrivere la sceneggiatura, no? Ho bisogno dei soldi perché devo ancora commissionare la sceneggiatura, ho il trattamento, ho le idee chiare, ho lo sceneggiatore, abbiamo tutto, vogliamo cominciare con la scrittura, non ce l'ho ancora... ti posso provare che lo sceneggiatore è uno in gamba, è un professionista, ti mando appunto la filmografia precedente, una scena sviluppata. Adesso non so se c'è ancora questa cosa, una volta dovevi mandare una scena sviluppata con dialoghi, no? Per provare quanto lo sceneggiatore fosse comunque uno sceneggiatore professionista, quanto fosse capace, ma non era necessario mandare la sceneggiatura già scritta. Quindi è molto variabile lo stadio di sviluppo e il materiale che tu devi inviare. Comunque ci sono appunto delle cose molto standard che devono essere incluse nella domanda, no? Dico, è cambiata in questi ultimissimi anni, soprattutto nell'ultimo anno con l'entrata appunto in Europa Creativa, tutta una cosa di cui vi parlerà se viene Cristina Piscitelli, no? della Film Commission, il nuovo Media Desk vi racconterà, insomma, di quali materiali consta la domanda. Ok, piano finanziario. Allora, il piano finanziario, ne parlavamo stamattina, vi avrei detto dopo, insomma, di quante voci, di quali, no? Consta, com'è composto il piano finanziario. Chi è che contribuisce quindi al finanziamento del film? Allora, stiamo parlando di produzione qui, che comprende lo sviluppo, no? Quindi tutte le voci inerenti allo sviluppo, la sceneggiatura, eccetera, eccetera, sono comunque parte del mega budget di produzione, una parte già finanziata. Quindi nel piano finanziario, io qui mi sa che non ci ho messo addirittura, però ci sono anche gli eventuali finanziamenti allo sviluppo che si sono ricevuti, no? Vanno inclusi nel piano finanziario di produzione. Chiaro? No. Allora, io sto sviluppando il film, sono nella fase di sviluppo, faccio la domanda alla Regione Puglia, al Ministero e al Media, come abbiamo detto, no? La Regione Puglia mi dà 10.000, il Ministero me ne dà 20, Media me ne dà 30. Metto insieme il budget di sviluppo, 60.000 euro, ce l'ho coperto, no? 20, 10 e 30. 60.000 euro sono pertinenti ad una serie di spese come la scrittura della sceneggiatura, location, eccetera, eccetera, che fanno parte del mio budget di produzione, giusto?
Quindi ho il budget di produzione da una parte con tutte queste spese, ho il piano finanziario dall'altra con le entrate, io ci metto fondo regionale Puglia per lo sviluppo, ci metto fondo MIBAC per lo sviluppo sceneggiature, ci metto fondo medio 60.000 euro, no? Per lo sviluppo. Poi ci metto Film Commission Puglia per le riprese, location, eccetera, eccetera, MIBAC per la produzione. Adesso continuiamo qui, finanziamento fondi pubblici, statali o regionali, capisci quello che dico? Il finanziamento allo sviluppo fa parte del piano finanziario complessivo della produzione del film. Non l'ho scritto qui, me ne scuso, lo devo aggiungere. Quindi finanziamento fondi pubblici, statali o regionali, no? Per la produzione. Televisioni, quello che dicevamo prima, i broadcaster contribuiscono alla coproduzione del film o al preacquisto, no? Quindi io produttore lo chiamo prevendita perché vendo, da parte del broadcaster un preacquisto, è la stessa cosa, prevendite o preacquisti. I minimi garantiti di distribuzione, allora, tu puoi avere appunto la sala, no? Il distributore, la Kiret piuttosto che l'Istituto Luce o chiunque insomma ti prende in distribuzione il film che partecipa ai costi di produzione mettendoci il minimo garantito. Puoi avere un accordo di un minimo garantito di distribuzione home video, per esempio, fai un bel documentario, no? Piace molto a Feltrinelli Edizioni Real Time che esce in libreria abbinato a una piccola pubblicazione, Feltrinelli ti dice entriamo in coproduzione, ti pago, no? Parte del progetto, cioè lavoriamo insieme, non te lo compro una volta finito, mi interessa tanto che entro in coproduzione. Quindi può succedere un minimo garantito da parte di una distribuzione per un video, per dire, no? Abbiamo parlato anche stamattina dell'apporto di coproduttori, cioè tu quindi vendi una parte dei diritti che hai sul film a un coproduttore straniero. Poi lo vediamo un po' più a fondo, cioè lui compra per il suo territorio, no? I diritti di sfruttamento del film. Quindi a sua volta lui avrà un piano finanziario che include il suo fondo regionale, il suo fondo nazionale, cioè tutto questo replicato sul suo territorio. Un coproduttore italiano che non ha, comunque non avrebbe diritto a tutti questi. Divide con te quello che sono i diritti italiani. Ad esempio, può essere che una casa di produzione chiede il fondo da Puglia Film Commission per Puglia e l'altro, per alcune scene girate in Puglia, certo. Che è un coproduttore, sì, con Bolzano, sì. Laziale, quindi certo. Assolutamente, perché la società laziale darà il contributo soltanto, dico adesso per dire, non è così insomma, perché ti dà il contributo per il numero di giorni in cui giri lì, però non so, io ho girato quel documentario, avete visto sul mio curriculum, si chiama Zigari, è un documentario, l'hai visto? Fa piacere, grazie. È un documentario sulla persecuzione dei Rom durante il fascismo, no? È centrato sulla figura di un Rom in particolare che fu fascista, partigiano, insomma molto, una storia un po' speciale, no? Questo documentario l'abbiamo fatto, perché te ne stavo parlando? Ah, perché l'abbiamo in parte girato, perché c'era una parte di fiction, insomma, che abbiamo girato in Friuli e abbiamo dovuto aprire una sede sociale in Friuli della società, perché i contributi venivano dati soltanto... Noi l'abbiamo aperta lì, potevamo fare una coproduzione con una società friulana, in quel momento non ce l'avevamo, ci è risultato più facile fare in questo modo, avevamo una persona che stava collaborando al documentario che aveva appunto la residenza lì, l'abbiamo fatto in questo modo. Una sede operativa. Tra l'altro, insomma, l'idea era di continuare a coprodurre, cioè a produrre delle cose col Friuli, purtroppo poi la società appunto abbiamo scelto di chiuderla, però ecco, queste sono possibili appunto coproduzioni nello stesso paese. Compartecipazione non è una coproduzione perché non hai una distribuzione dei diritti. Qualcuno che compartecipa al film lo finanzia, ma non riceve diritti in cambio, riceve soldi. No, per dirti la banca, no? O altri che possono investire, finanziatori, tua mamma, no? Può dire voglio mettere 20.000 euro sul tuo film e poi se guadagni mi dai una
quota, una percentuale sugli utili, no? Quella può essere una compartecipazione, non è una coproduzione perché non ha dei diritti sul film. Invece se voglio compartecipare posso essere anche una persona fisica? Direi di sì, sì, in principio potresti anche essere una persona fisica. Poi credo che il coproduttore abbia più voci in capitolo. Ma certo, perché detiene parte dei diritti, quindi sicuramente ha voce creativa, voce, no, sicuramente a livello di gestione. Coproduzione e compartecipazione. Anche sicuramente. Sì, sì, la mamma ti può dire preferisco questo attore piuttosto che quell'altro, ma poi non è che no, te lo può imporre o te lo può motivare con esigenze legate al territorio piuttosto che al mercato, o che è semplicemente una questione di gusti personali, insomma. Poi, ecco, dicevamo, apporto coproduttori o in compartecipazione, sia nel tuo paese in Italia, sia dall'estero. Apporto societario, no, di te come produttore. Ci puoi mettere appunto o un apporto societario diretto, dici io ci metto tot soldi, no? Vai a fare i conti alla fine, il film costa 3 milioni, sei riuscito a mettere insieme 2 milioni 980, dici 20.000 euro ce li mette la società, no? Li prendo appunto dal mio fondo sviluppo societario perché ho, che ne so, quello che è. I differimenti, sapete cosa sono i differimenti? No. Differire vuol dire posticipare, no? In italiano, insomma, il concetto è quello. Allora, in ogni preventivo c'è una voce che corrisponde a quello che è il, no, il lavoro del produttore, il producer's fee, c'è appunto un compenso per il regista, per il sceneggiatore, ognuno ha un compenso, no, all'interno del preventivo. Differire significa posticipare il momento in cui prenderà il compenso a quando ci saranno i soldi per essere pagati. Quindi il produttore può decidere il mio producer's fee, cioè il mio guadagno come produttore, che è una percentuale del film, lo differisco, cioè lo metto come mio contributo. Diventa un contributo finanziario a quel punto. No? Del produttore sul budget. Dipende dai paesi. Il 7, normalmente il 7, il 7%, 7,5, insomma, può arrivare appunto. No, credo che sia questa la cifra, insomma, intorno al 7% del budget complessivo. E appunto il discorso del differimento può essere da una parte dimostrazione del particolare valore che il produttore dà al progetto, dice ci credo tanto che metto appunto il mio contributo, no? come partecipazione finanziaria diretta della società. Da un altro punto di vista è forse anche un non essere stato capace di mettere insieme tutto il piano finanziario, il che è sempre più normale. Quindi diciamo che il produttore è quello che, diciamo, è l'ultimo che lascia la barca, insomma. Anche perché poi se non ci stanno degli incassi, è un investimento a perdere, esatto. Cioè è un tuo rischio societario che metti, no? Nel frattempo appunto non vieni pagato. Oppure il tax credit interno, appunto. La società deve allo Stato dei soldi interni, non so, metti in piedi una produzione di film, hai una quantità di oneri sociali che si muovono enorme. No? Su ogni stipendio che tu paghi appunto a chiunque lavora sul film devi pagare i contributi. No? Su questi contributi, che sono comunque un carico, un onere fiscale a carico della società, tu puoi destinare una parte, una percentuale al finanziamento del film. No? Quindi è una percentuale su quello che tu devi versare allo Stato, che metti invece come tax credit interno sul film che stai facendo. L'apporto finanziario di terzi, tax credit esterno, quindi dicevamo la BNL piuttosto che no, altre banche, oppure adesso cominciano appunto, credo ne parlerà anche forse Maria Teresa parlando di product placement, insomma non so se lei, insomma comunque anche Alessandra, il discorso del tax credit esterno, insomma come contribuzione appunto di, non sono sponsor perché gli sponsor mettono, no, beni e servizi, diciamo. 5 per mille non lo so, 5 per mille non è quello che ha. Sì, no, il tax credit esterno appunto è un investimento di soldi che tu dovresti allo Stato,
no? Su prodotti audiovisivi, insomma, e vieni appunto defiscalizzato, lo Stato ti concede questa. Poi il minimo garantito sulle vendite estero, no? Allora che succede? Io ho il prodotto film finito, no? Per distribuirlo, allora, differenza tra distributore e sales agent, no? Il distributore è colui che gestisce i diritti nel proprio territorio, quindi tu hai un distributore italiano, hai un distributore francese, hai un distributore austriaco in una coproduzione italo-franco-austriaca. Ogni coproduttore ha i suoi distributori nel proprio paese ai quali prevende i diritti di distribuzione, giusto? Nei tre paesi dei coproduttori. Per vendere il film in Germania piuttosto che in Giappone o negli Stati Uniti, che cosa faccio io produttore? Mi prendo l'elenco di tutti i distributori del Giappone, della Germania, degli Stati Uniti, dell'Argentina, del Sudafrica e vado lì e gli telefono a ciascuno e gli dico: vuoi comprare il mio film? No, perché se no è un altro mestiere, insomma, non ce la posso fare. Esistono, e ve lo racconterà Richard che fa questo mestiere, dei sales agent chiamati o venditori internazionali che si occupano proprio di questo. Quindi acquistano i diritti del film per il mercato internazionale. Fatti salvi i paesi dei coproduttori, dove ciascun coproduttore cura i propri interessi, no? E vende alle televisioni, ai distributori, no? Locali, eccetera. Fatti salvi i paesi dei coproduttori, tutto il resto del mondo, no? In inglese si chiama ROW, ROW, il rest of the world, il resto del mondo viene gestito dai sales agent. L'avrete sicuramente visto su film internazionali, europei, avrete visto Match Factory presenta, no? Non so, questi grandi Wild Bunch, sono tutti nomi di vendite estere, appunto venditori esteri, che poi trattano con i distributori di tutti i paesi. No? Hanno dei mercati, proprio come il mercato dei zibellini a Mosca, piuttosto non so, la carne, i diamanti. Esistono mercati di cinema, che sono il MIPCOM a Cannes, l'American Film Market a Los Angeles, dove si riuniscono i distributori e i venditori di tutto il mondo e commerciano in film, no? Pacchetti di film per territori, insomma c'è appunto quello che compra per tutta l'America Latina, quello che compra per l'Africa, hanno appunto dei valori, dei soldi, delle preferenze, un tipo di film, comprano a pacchetti. Quindi queste cose succedono in mercati che non sono quelli dove andiamo noi, dove andiamo per costruire i progetti. Questi sono proprio mercati di vendita e hanno i loro stand, no? Dove appunto comprano e vendono. Sono diritti che vengono negoziati. Allora, in questo caso tu puoi avere appunto un venditore estero che dice: il film mi interessa tanto e credo che può avere un tale potenziale per il mercato estero che decido di entrare anche in coproduzione. Cioè ci investo qualcosa come minimo garantito, no? Io sono sicuro che poi lo dai a me e nessun altro, perché ci sto investendo adesso che stiamo in sviluppo, insomma, sulla produzione del film. Ti metto un minimo garantito e poi andiamo avanti. E cioè avere l'opinione del sales agent, soprattutto se è uno di questi appunto bravi come Match Factory, come Wild Bunch, come insomma di questi importanti francesi, inglesi, insomma Celluloid Dreams, ce ne sono, no? Co-production office, ce ne sono diversi che hanno proprio anche lì, come abbiamo visto prima, linee editoriali, no? Determinati tipi di film, la gente sa che Wild Bunch vende questo tipo di film, no? Match Factory questo tipo. E appunto hanno interesse anche a dirti: guarda, tu mi stai proponendo questo cast, ma per il mercato internazionale posso proporti questa modifica, cerchiamo di vedere, e possono loro aiutarti, no? Forse anche con diversi territori, distributori che conoscono, contatti che hanno, a vedere di migliorare il progetto, perché hanno una grande esperienza e un grande know-how. Poi dicevamo il product placement e gli sponsor, che sono due cose diverse, ma complementari, li puoi avere entrambi, no? Il product placement, sapete, è adesso legale, una volta non lo era.
Prima non lo era, era vietatissimo mettere un pacchetto di Marlboro sul tavolo, insomma. Adesso il product placement ti dirà me lo giri in modo che si vede l'etichetta, no? E ti paga per mettere l'acqua in modo che si veda l'etichetta, insomma. Le mazzettine sotto banco per mettere questo così piuttosto che così, no? E quindi il product placement è appunto mettere il prodotto visibile, la BMW piuttosto che, no, la Coca-Cola o quello che è, insomma, nei film. Lo sponsor può anche non mettere il prodotto nel film volendo, ma c'è, che ne so, acqua Fonte Valle Reale presenta, no? E c'è comunque un contributo nei titoli, esatto. Nei titoli e poi in tutto quello che è il marketing del prodotto, diciamo, no? Quindi se il signore Fonte Valle Reale gli piace l'idea di essere sul tappeto rosso a Cannes insieme a Juliette Binoche, che è la protagonista del nostro film, noi gli diamo la possibilità, insomma, no? Ci va pure a braccetto, non... cioè dipende quanto ci dà. No? Bisogna vedere se Juliette Binoche è contenta, è come il signor Fonte Valle Reale, insomma. Ma se appunto ci dà un contributo alla produzione del film, noi ne teniamo conto, no? Ma sì, insomma, Juliette Binoche non si nega a nessuno, dai. Allora, torniamo un pochino indietro e cerchiamo di capire un po' meglio. Allora, questo è quello che dicevamo già prima, insomma, la prevendita dei diritti. Il film rappresenta un pacchetto di diritti. È strano pensarlo in questo modo, no? Appunto, non è una cosa materiale, non è una macchina, non è il famoso mobile, non è una cosa che noi facciamo, no? La calza coi ferri e poi produciamo una cosa che possiamo mettere, indossare, ci facciamo qualcosa. No, è totalmente immateriale. E che cos'è che negoziamo noi? Non negoziamo l'immagine piuttosto che, no? O quel, cioè, il DVD ha un valore in sé, no. Cioè, è quello che noi attribuiamo ai diritti di cui è composto il film. Cioè, tu dici, è un film che è costato i famosi 3 milioni, no? Che quota vale una prevendita televisiva di questo film? Quanto vale... No? Che ne so, appunto la messa in onda televisiva piuttosto che la distribuzione cinematografica, ognuna di queste cose ha un costo in rapporto al budget, in rapporto appunto alle potenzialità di distribuzione del prodotto, cioè una serie di variabili per cui possono essere venduti a prezzi diversi in diversi territori, ma è comunque un insieme di diritti immateriali, no? Quindi noi con questi diritti possiamo venderli, possiamo cederli in licenza, possiamo dire te li do per un certo periodo di tempo, tu li utilizzi per farci questa cosa e poi me li ridai. I diritti televisivi funzionano così, no? I broadcaster ti acquisiscono i diritti per appunto trasmissione televisiva per un tot numero di anni, dopodiché tornano a te e tu puoi decidere se ridarglieli, se darli ad altri, no? Che cosa... Sì. Ok, perché era, no? Aveva evidentemente dato in licenza i diritti a una rete che poi, avendo esaurito, no, il tempo, okay, i produttori se li sono ripresi e sono andati altrove. Stessa cosa appunto, no? Altri prodotti televisivi, insomma, richiedono, ecco, cioè, appunto l'accessione della licenza per un certo tempo che poi ritorna al produttore. Adesso mi fai tornare in mente, tu parlavi di Caravaggio stamattina, no? Me la fai tornare in mente perché, vabbè, esiste, e penso ve ne parlerà appunto Cristina del Media Desk, una, cioè Media finanzia tante cose, no? Una è lo sviluppo di progetti, che è quella a cui siamo prevalentemente interessati in quest'ambito. Io, per quanto mi riguarda, sono evidentemente interessata al fatto che finanziano la formazione professionale in Europa, perché il nostro programma Maya Workshop si regge grazie
metà del suo budget è coperto dai contributi di media, ma tra le altre cose finanzia anche le coproduzioni televisive, no? Ed è entrata fortemente sul Caravaggio. Per finanziare le coproduzioni televisive, Media pretende che il produttore sia il proprietario dei diritti, che li ceda alle televisioni, ma che poi dopo 7 anni, credo, rientri in possesso dei diritti. Che in Italia è un problema perché la RAI ti prende i diritti per sempre, per tutto, per, no? E allora devi negoziare. E queste son cose che appunto devi sapere quando vai a fare questi bandi anche, no? Appena l'esclusione, perché se non tornano i diritti loro leggono i contratti e dicono vabbè, ma i diritti non ce l'hai perché l'hai ceduti per sempre, non ci puoi fare nulla. Quindi anche lì leggere i bandi, capire quali sono, no? I requisiti, che cosa ti impongono, e avere la capacità negoziale di andare e dire no, io ho bisogno che mi ritornino, perché in Italia costi solamente la RAI di solito fa. Dipende, no, spesso la RAI in genere, insomma, vengono, acquisiscono per sempre. Quindi già sa quando va a fare questi bandi che comunque i diritti non li perde in Italia. No, non puoi fare il bando, sei escluso dal bando perché non hai i diritti, appunto non ritornano a te dopo 7 anni come richiesto dal bando. Quindi quando tu negozi con la RAI devi dire ma io ho bisogno che mi ritornino dopo 7 anni. Allora la RAI ti dice allora io ci perdo dei soldi. Allora dice, vabbè, allora mettiamoci d'accordo, invece di darmi 30.000 me ne dai 25, però me li fai tornare dopo 7 anni. Cioè c'è una negoziazione di cui devi essere consapevole, perché sai che andando a fare quel bando devi avere questi requisiti che se no non hai, no? Quindi il produttore deve essere informato o aggiornato, insomma ogni bando ha dei suoi requisiti che tu devi conoscere. Quindi dicevamo vendere o cedere in licenza per un certo periodo, no? Tu puoi decidere di darli in eternità, per sempre, per tutto il mondo, insomma, però vuol dire che proprio, cioè, te ne lavi le mani, no? Però puoi anche decidere appunto di vendere, ti accontenti o ti va bene quello che ti danno per l'acquisizione dei diritti, li cedi, dopodiché non sono più tuoi, no? Però per ottenere un finanziamento da poter iscrivere appunto nel piano finanziario, tu devi poter quantificare, stai ancora facendo il film, quindi cerchi di non dar via tutto, no? Perché hai l'illusione che poi potrebbe sempre riportarti qualcosa, insomma, quindi cerchi di mantenere il controllo. Il piano finanziario anche con la richiesta durante lo sviluppo per la media. Sì. Presenti, no, in fase di sviluppo presenti il piano finanziario di sviluppo. Di sviluppo. No, non ce l'hai assolutamente, no, il piano finanziario di sviluppo, per coprire il budget di sviluppo. Poi presenti una previsione di spesa, cioè un budget, sì, un budget plausibile per il film, ma non un piano finanziario del film. Ti ho detto, per media sviluppo tu presenti una strategia finanziaria. Vogliono capire come intendi coprire il piano finanziario, ma non questo. Ci sono delle cifre, allora? Uno dice, chiederò il finanziamento al... No. Una previsione. Una previsione. Devi sempre mettere quello che fai, si spende. Come quando fai... No, aspetta, qui stiamo parlando di piano finanziario di produzione, quindi non quello che pensi di spendere, ma come pensi di coprire la spesa. Ma piano finanziario, quindi quello che io penso di poter... mettere insieme, sì. Tu puoi dire penso di vendere appunto o cedere, però non è obbligatorio ancora mettere le cifre nella domanda media, nella domanda media. E poi invece come lo chiamiamo, piano finanziario di sviluppo, sì, esatto. Noi abbiamo il preventivo di sviluppo o budget di sviluppo, abbiamo detto preventivo uguale budget, giusto? Preventivo, budget di sviluppo è la spesa. Piano finanziario di sviluppo in questo caso sono le entrate. Da dove prendi i soldi per coprire il budget di sviluppo? Se lo facciamo dalla banda, è con i nomi che mi sì. Quindi sviluppo e produzione. Scusa, facciamolo allora, lo facciamo alla lavagna. Io ho qui. Guardate come lo in giro. Che colore vi piace? Ah? Vabbè, ma scusa, vuoi mettere?
vuoi mettere. No, però in effetti no, è vero, perché questi non sono per... Questi sono per scrivere sulla lavagna, non vanno bene qua, allora ve lo faccio solo con questo. Però allora, abbiamo... però... No, allora, facciamo finta. Qui hai il budget preventivo. Lo scrivo. Budget uguale preventivo. E c'è di sviluppo e di produzione, giusto? Il budget di produzione comprende questo. Quindi abbiamo un pacchetto che è così. Quando andiamo a fare le richieste per i fondi di produzione, comprendono anche questo. Quando però andiamo a fare le richieste per questo, è da solo. Quindi noi abbiamo il budget o preventivo di sviluppo, questa è la prima fase. Questo non scrive proprio per niente. La prima fase è solo lo sviluppo. E qui abbiamo piano finanziario. Mi dispiace. Piano finanziario o piano di finanziamento. Che è esattamente questa stessa somma, deve essere, corrisponde a centesimo, quello che spendi e quello che riesci a mettere insieme per poi poterlo spendere. Deve corrispondere a centesimo, insomma sono esattamente la stessa somma, una in entrata e una in uscita. Chiaro? No, proprio zero, insomma, vabbè. Qui no, questi sono proprio permanent marker, anzi ho paura di... Sì. Questa base d'acqua, non lo so. Faccio una prova. Sì, va bene, proviamo. Posso. Ma sai che credo che sia uguale, anche questo è permanente, ho paura di no. No, peggio. Peggio. Aiuto. Tagliate. Questa, mi raccomando, quella righina lì, sì, tagliamo per favore dallo streaming, tagliamo. Mi sa, vabbè, come? No, vabbè. No, è ovvio che poi, scusami, la post-produzione entra nel budget di produzione, tra l'altro, cioè tutto quello che è, non tutti i processi, sì, i costi vanno lì. Quindi sviluppo e produzione, budget o preventivo e piano finanziario o piano di finanziamento, stessa cifra, uno entra e l'altro esce, insomma, no? Quindi il discorso, per esempio, relativo al, faccio salti pindarici, però... dicevamo le scuole di cinema nei paesi mediterranei, paesi dell'est che insegnano come spendere oculatamente i soldi, no? Nella carriera di produzione, è l'opposto di quello che stiamo facendo noi qui, che è come recuperare, come mettere insieme i soldi per fare il film. Dopodiché abbiamo bisogno di uno straordinario direttore di produzione che ce li gestisca bene, no? Perché che poi escano a rivoli, insomma, in cose che non sono ben gestite, è un altro discorso. Però il mestiere del direttore di produzione e il mestiere del produttore, vi rendete conto che sono assolutamente due cose diverse. No? Se poi un direttore di produzione, cioè un produttore, sa stare sul set e sa capire, no? Come vengono spesi i soldi e dove può spenderli in maniera migliore, tanto vi guadagnato.
per caso può anche fare il direttore di... Sì, però come hai ben visto ha tante altre cose di cui occuparsi, quindi insomma se ha... l'importante è anche saper appunto delegare, il sapersi circondare di gente fidata che possa portare avanti il lavoro. Necessariamente, certo, necessariamente, sì sì, certo, certo. Sì, anche l'attore principale e anche l'operatore alla macchina, infatti. Esatto. Ok, quindi siamo arrivati qua. Allora, ok, questo ricapitoliamo, no? I diritti legati alla proprietà, di quali diritti disponiamo? Abbiamo visto teatro, e qua intendo le sale, no? Quindi distribuzione cinematografica in sala. La televisione, no? La free TV è quella per il quale paghiamo normalmente un canone, però è libera, nel senso che chiunque può accedervi, quindi nel nostro caso la RAI. Pay TV e Sky sono tutti quei canali ai quali si accede appunto pagando un abbonamento. Il VOD sono quelle piattaforme di cui parlavamo appunto, che sono, non so, da, no? My Movies, cose appunto Netflix che noi qui non abbiamo, insomma, ma sta per arrivare, vero? Il VOD è video on demand, insomma, che quindi... Theatrical? È la sala. Ah, la sala. Sala. Sì, sì, è il termine utilizzato a livello internazionale per intendere i diritti di sala, insomma, di distribuzione cinematografica in sala. Theatrical perché sono i theaters, insomma, i cinema. Sì. E quindi la televisione si può dividere, appunto, tu puoi negoziare la free TV con Rai, però no, cedere la quota di pay TV a Sky, normalmente è Rai che prende tutto e poi a sua volta rivende. Insomma, questo bisogna capire, ogni progetto poi è diverso da questo punto di vista. No? Internet l'ho messa perché insomma è possibile che si aprano nuove strade per poter guadagnarci qualcosa su internet, insomma per adesso è una cosa che dobbiamo comunque contemplare. L'home video, ho fatto l'esempio di Feltrinelli, ne possono essere altri, insomma, no? Uscite, sempre meno, però uscite in DVD accompagnate ad un giornale o che, insomma, cose un po' particolari che possono avere un interesse. Vuoi parlare col microfono così ti sentono anche... Vabbè, ripeto quello che hai detto. Dicevo che qualche mese fa è uscita una app per i corti su mobile, da 89 centesimi per vedere dei corti. È stata ideata da Andrea Costantino, che sposò un rifivendo per cui ha fatto la distribuzione a parte dei Feltrinelli. Ho capito. Beh, appunto, vie alternative, no? Di queste piattaforme, dicevamo My Movies, insomma esistono delle cose equivalenti appunto anche a livello europeo, insomma esiste una piattaforma che si chiama Festival Scope, che per esempio credo che c'è un abbonamento, non mi ricordo adesso se è 70 euro l'anno. Ecco, anche, esatto, come si chiama? Oppure Cubo Vision, insomma queste, no? Tutte quelle piattaforme VOD che tu paghi un abbonamento annuo appunto e puoi accedere a contenuti, no? In non theatrical, una distribuzione appunto non di sala, dicevamo gli aerei, però appunto altre comunità, gli ospedali, le caserme, insomma ci sono appunto dei diritti legati alla commercializzazione non theatrical. Mi viene in mente adesso un'altra cosa che non ho messo qui, che sono quelli, i canali culturali, che sono per musei, per biblioteche, per scuole, no? Qui le scuole vanno più sotto appunto la commercializzazione culturale piuttosto che... E può succedere, come ad esempio nel nostro documentario su Calvino, per esempio, mi ricordo, ci rimasero disponibili i diritti per le scuole,
e avremmo potuto, se avessimo avuto l'energia come società, il distributore giusto, insomma, purtroppo anche lì c'è bisogno di conoscere il mestiere, insomma, eravamo in pochi con troppe cose per le mani, ma un documentario culturale ben distribuito in ambito scolastico, appunto, può avere un ritorno interessante per un produttore, no? Quando hai già coperto i costi. Poi i diritti della colonna sonora. È una macchina. Hanno aperto una porta. Tu produttore fai registrare una colonna sonora originale per il tuo film, no? Il musicista ti cede i diritti e tu puoi vendere i CD, cioè puoi di colonne sonore di film, assolutamente, sì sì. Tu puoi decidere appunto no? Di dividerli con il musicista, li puoi lasciare al musicista, puoi decidere di farci quello che vuoi, insomma, cioè, appunto il musicista pugliese che fece i film per il la musica per il nostro film di Winspear, poi mi ha chiesto l'autorizzazione di utilizzare dei pezzi in un suo album che poi ha pubblicato per conto suo, gliel'ho data perché insomma appunto a noi non interessava economicamente sfruttare la colonna sonora del film, no? Quindi dipende se hai appunto un particolare interesse perché il film ha un alto valore, non che la musica di Gabriele Varampino non l'abbia avuta nel nostro film, per carità, anzi, no? Però sono diritti negoziabili anche questi, no? Fastidio questa cosa, sì, vabbè. Poi c'è un discorso di merchandising che può essere interessante per alcune categorie di film, no? A parte quelli grossi, insomma, che hanno gli oggettini e le stupidaggini, però non so, mi viene in mente, il film può essere un documentario a tema ecologico, no? Che... Vabbè, no, ovviamente, no, però c'è anche... Tipo quelle della Torvini, no? Vedi? Esatto, questo tipo di cose, però ci può essere anche lì un discorso di marketing legato all'immagine del film, no? A parte i personaggi proprio nello specifico, però a volte potrebbero venire fuori delle cose particolari alle quali non pensiamo e che invece no? Potrebbero avere un senso con quel tipo particolare di film. Questa è una cosa che a volte no? Può essere interessante per dei film che hanno appunto un valore di sceneggiatura particolarmente elevato, no? La novelization, quindi non sono tratti da un romanzo ma diventano libro dopo il film, no? Cioè, per dire, adesso mi domando, la sceneggiatura della grande bellezza che è stata pubblicata può essere un ritorno per la produzione, no? Lars von Trier pubblica le sceneggiature, tu le puoi andare a comprare. Per Martone, insomma. Per Martone? Immagino. No? Quindi possono essere appunto diritti della produzione comunque, perché sono inerenti. La sceneggiatura è di proprietà della produzione. Perché ha ceduto i diritti alla produzione. Alla produzione. E se potrebbe la sceneggiatura non. Potrebbe, questo sta tutto nel contratto. Lo sceneggiatore potrebbe dire io ti cedo i diritti per fare il film, se poi tu pubblicherai il libro, cosa appunto. Se ha la sagacia di pensarci prima, dire no, se tu pubblicherai il libro dopo che è uscito il film voglio una percentuale, oppure i diritti sono miei, oppure no, è tutto negoziabile. E poi stage rights nel senso di teatro, abbiamo detto che ne so, Billy Elliot trasposto a teatro, no? Trasposto, ah. Trasposto a spettacolo teatrale dopo il film, no? Può essere appunto un diritto che è pertinente al film che poi va ceduto, no? Come anche, adesso non l'ho messo qui, i diritti di remake, no? I remake, i prequel e i sequel,
non l'ho messi, vedi, mi vengono in mente adesso. Io posso aver fatto appunto Blade Runner, viene uno che mi dice voglio fare il sequel di Blade Runner, che cosa viene dopo, eh? Oppure il prequel, che cosa è successo prima, le spin-off, esatto, cioè, tutti i diritti legati alla proprietà del film, e sono tutti di pertinenza del produttore, no? Ok, quindi rispetto a questi diritti, noi andando a negoziarli abbiamo a che fare con diversi soggetti a cui abbiamo già accennato, però no, ci ritorno sopra così ci entrano. Quindi negozi accordi di prevendita, tu vendi una volta che il film è finito, ma per costruire il tuo piano finanziario, per poter pagare quei costi, tu devi averli prima dell'inizio del film. Quindi tutto questo lavoro, in teoria e in buona prassi, dovrebbe essere fatto durante lo sviluppo del film. È ovvio, prima di iniziare le riprese tu dovresti già avere, no? Gli accordi. Beh, il segreto è fare big budget. Scusa, fatti un film da, non so, anche 2 milioni di euro, 140 mila euro, non sono pochi. Vabbè. Però ci lavori tanto, sì. E ci lavori tanto, certo, certo. Certo, questo è quello che tu, diciamo, ti paghi il tuo lavoro mentre costruisci il film. Ovviamente speri anche che il film faccia introiti dopo. No? Diciamo che dovresti in teoria assicurarti il tuo vivere durante la fase di sviluppo di produzione del film, dopodiché dovresti poter in teoria contare con dei profitti successivi allo sfruttamento. Come si fa a calcolare appunto questa parte di sostentamento? È questo, il budget di sviluppo, sono quelli che ti danno da campare, insomma, no? Finché il film non. Piano piano, insomma, devi includere la tua quota di produttore all'interno dei preventivi finché non arrivi a completare il film. Poi hai fatto degli accordi di prevendita, stiamo dicendo adesso, no? Quindi la prevendita, stiamo parlando di minimi garantiti, quindi di piccole, cioè piccole quote che vengono date per coprire il piano finanziario. La vendita poi avviene dopo. Quindi appunto i distributori. Teatro, che l'abbiamo detto, cinema, no? Distribuzione sala a livello nazionale e a livello internazionale appunto con no? I venditori esteri, i broadcaster, cioè le televisioni, quello che abbiamo detto prima, distributori, home video, piattaforme internet, servizi TV via cavo, pay per view, VOD via cavo, esiste praticamente niente in Italia. Allora, tutti questi soggetti, dov'è il resto di questo? Mi scompare, dovrei rimpicciolire tutto per poter vedere qualcosa qua. Boh. È troppo complicato. Facciamo molto così. No? Sì, dovrebbe vedersi. Si è messo, lo facciamo così. Okay, ci stiamo arrivando. Piano piano. No. Boh. Sta. Sta. Sì, sta. Si fa. Ci siamo. La. Basta, comunque basta. Vediamo se riusciamo a allungare. Grazie. Vediamo se. O se no facciamo direttamente così. Lo tiri su. Oh, se facciamo seleziona tutto, ok, se lo trovo, eccola. Qua. Posso approfittare in questo momento per fare una copio. Domanda? Ancora... dipende dalla difficoltà della domanda. Lo volevo fare io? Era la domanda che volevo fare io? Volevamo capire come mai il film di Belen è stato considerato un film culturale, 200.000 euro e Non c'è due senza te, e chi è stato al MIBACT che ha fatto passare questo film in streaming? Ah sì, è la domanda che vi state ponendo tutti. Ah sì? È di oggi? Sì. Che bello. È di 3-4 giorni.
interesse culturale. Sono contentissima. Sì, adesso ti spiego perché. Perché il film di Belen è stato presentato nell'ambito dei film lungometraggi di autori affermati. No? Non me lo ricordo. Aspetta, casa di produzione? Allora, c'è comunque un discorso di reference system, se è un film di interesse culturale. Comunque non rispondo in pubblico a questa domanda. No. Ne parliamo dopo. Va bene? Non posso. Sì, io adesso... Sì. È imbarazzante anche che prenda 200.000 euro, che è quasi il massimo. Dobbiamo parlarne dopo. Ci dispiace moltissimo, ci vediamo domani. Ciao. Ciao. Va bene, sì, sì, il contenuto c'è. Poi me la paghi comunque. Allora, negozi, accordi di prevendita con distributori teatri con nazionali e stranieri, abbiamo detto, i broadcaster, distributori home video, piattaforme internet, servizi TV, che cosa c'è di nuovo qui? Allora, tutti questi soggetti accettano di norma di versare solo anticipi della licenza di distribuzione, quindi i minimi garantiti famosi di qui sopra. Non intendono quindi sostenere direttamente il rischio che il film non venga completato, che è un rischio che si assume in toto il produttore, e le somme rimanenti, quindi questa è una prevendita, no? Che noi effettuiamo, quindi un preacquisto da parte loro, versano una parte della fee, diciamo, della, no? La somma destinata all'acquisto dei diritti, e il resto viene pagato appunto o in rate o successivamente appunto alla consegna del film. Il discorso del rischio è interamente sulle spalle del produttore. Se per un X motivo il film non viene completato, no, è il produttore che ne paga le conseguenze, a meno di non avere un tipo di assicurazione che in Italia viene fatta pochissimo, insomma non se ne parla molto perché è carissima tra l'altro, ma che è obbligatoria in molti altri paesi, che si chiama completion bond. Completion, scritto completion, completion bond. È un'assicurazione a buon fine del film, cioè se il film non viene completato entra l'assicurazione e paga, cioè o provvede a completare il film, no? Oppure si fa carico appunto di pagare tutti quelli che hanno anticipato dei soldi, i creditori del film, diciamo. Bond. Un bond è una forma di finanziamento, insomma. In Italia non viene molto poco utilizzata perché è carissima. Molto? Poco, molto poco utilizzata perché è molto cara. È molto cara e non è obbligatoria. Ho capito, però se il rischio di non finire il film, di non pagare. Sì. No, è l'assicurazione che è obbligatoria negli Stati Uniti sui film di alto budget, insomma, devono avere un completion bond. No? In alcune situazioni, adesso non voglio dire dove sono qua, questo lo spostiamo, posso chiuderlo, eh? Vai. Ok, vediamo questo qui se ci viene. Sì, allora, sempre riguardo la prevendita dei diritti, no? Abbiamo detto che i diritti appunto possono essere venduti o prevenduti a diversi soggetti per diversi territori e per diversi periodi di tempo. No? Si parla quindi di una segmentazione dei diritti o frazionamento. Cioè un film non è un oggetto a sé stante, non è un comò che tu puoi vendere solo come comò, perché è ridicolo che tu venda un cassetto a uno, un cassetto all'altro, la ruota, la chiave, non avrebbe alcun senso, ha un senso solo come insieme. Il film è un insieme di diritti e tu puoi, segmentando,
no? Dividerli in diritti nazionali, diritti internazionali, diritti televisivi, diritti sala, diritti, cioè, e ognuno può essere venduto separatamente. Questo fa sì che abbiamo molte possibilità, ma anche che il nostro lavoro come produttori diventa molto più complesso, perché dobbiamo trattare con tutta questa serie di interlocutori. Già prima avete visto per lo sviluppo il numero di cappelli, no? I colori che ho messo per dire devi avere a che fare con gente del settore creativo, finanziario, legale, comunicazione, marketing, no? Erano tutti colori diversi. Qui altrettanti colori potremmo fare tutte le persone e le entità diverse con cui deve dialogare per poter sfruttare il suo progetto, il suo prodotto finale. Prima era un progetto, adesso è diventato un prodotto, no? A fin finito negoziamo il prodotto dividendo appunto le possibilità che ci danno. Quindi, concludendo in anticipo rispetto alla produzione, gli accordi di vendita di diritti di sfruttamento, il produttore può finanziare il film. Quindi prevendi per poter finanziare il film, no? Poi quello che arriva dopo è guadagno. Quindi se tu riesci a prevendere la televisione sapendo che poi no, non metti l'intera cifra sul piano finanziario, ma quello che ti dà dopo, appunto, non televisione, scusate, soprattutto con i minimi garantiti di distribuzione, tutto quello che in più viene dopo, perché va bene al botteghino, perché lo vendi in tanti paesi quando stai parlando col sales agent internazionale, tutti questi sono, diciamo, oltre al piano finanziario diventa profitto, no? Ovviamente dopo che hai pagato tutti gli aventi diritto e hai recuperato le tue spese. Allora, forse è un po' ripetitivo, però spero non troppo. Insomma, ciascuno, tutti i diritti di distribuzione possono essere ceduti a distributori individuali in diverse aree geografiche, di solito distinguendo tra territorio domestico, si chiama quello nazionale proprio del produttore, domestic, e territori esteri. La strategia di segmentazione dei diritti più comune del produttore è conservare per sé il mercato domestico, come dicevamo prima. I coproduttori, invece, ciascuno per il proprio paese, no? Considera un mercato domestico. Per il mondo deleghiamo ad un agente di vendita o sales agent la cessione dei diritti per l'estero, no? Il rest of the world di cui vi dicevo. I sales agent di solito commercializzano i diritti durante i festival e i mercati più importanti. Ho detto Berlino, Cannes, l'American Film Market, insomma ce ne sono altri. Quindi il distributore è quello che è responsabile della commercializzazione del film una volta finito attraverso uno o più territori e o canali, diciamo. Due componenti che è la gestione fisica dei supporti, vi dicevo prima appunto grandi magazzini dove no, si gestiva appunto la movimentazione copie si chiamava, no? Cioè, persone che si occupavano della movimentazione copie del film. Io mi ricordo sul film di Winspear avevamo 5 copie che erano quelle che giravano per tutta l'Italia, però quando ce lo chiedevo al Festival di Bologna stava lì, l'altra stava ad Alghero, documentario, sì. E la movimentazione copia sapeva dove era il film e quando poteva andare dove, perché le altre erano impegnate, insomma era il massimo che abbiamo potuto fare. Ovviamente i film che escono in 300 copie non hanno di questi problemi, però la movimentazione copia è quella che porta fisicamente le pizze dei film da un posto all'altro, no? Esistono dei depositi e il distributore chiama dicendo, quando c'è un distributore, nel nostro caso era una, insomma, abbiamo avuto noi una persona che si occupava di questo, proprio di organizzare le proiezioni, no? E tutti questi poi sono soldi che entrano, no? Perché per quanto uno vada alle piccoli festival o li porti comunque delle piccole proiezioni, insomma, puoi giungere a degli accordi, no? È un documentario, ma ogni proiezione fatta in una scuola piuttosto che appunto un circolo culturale, una piccola sala, un'arena estiva, una cosa, erano 300 euro che entravano, no? 300, 400, vi metti d'accordo e puoi decidere o fai 50 e 50 sul biglietto d'ingresso con l'esercente, oppure dici vabbè io ti do 300 euro e tutto l'in più che guadagno me lo tengo io, va benissimo, no? Quindi sono comunque, farne una, due, tre, 10, 100, insomma sono comunque dei soldi che poi possono entrare.
Un'altra cosa che non tutti sanno è, per esempio, che i festival pagano per avere i film. No? Il festival seleziona il film. Però tu puoi chiedere di essere, appunto, io per fare una proiezione pubblica, comunque, perché era il film di Winspear nel circolo culturale di non so, no? Un qualunque paesino italiano, ma per andare al festival di Carlo Vivari piuttosto che di, non so, un festival più o meno. Come mai? Neanche, no, allora si sta per spegnere. Ah, adesso si sta caricando, sì. Esiste quello che in inglese si chiama uno screening fee, cioè una tariffa che viene pagata al produttore per poter proiettare il film. No? Che in alcuni... Al produttore? No, no, è il produttore, appunto, cioè o al distributore, se è il distributore a cui tu hai delegato la gestione dei festival, lui negozia e si trattiene ovviamente una sua quota, però so che ci sono dei festival che pagano 3.000 euro, 2.000 euro, insomma, e appunto se è un film che... è possibile che in alcuni casi si debba pagare, però è anche possibile che una volta per i corti e forse per il short film corner sì, se un film viene selezionato ovviamente non, no, e neanche devi pagare per presentarlo ai visionatori dei festival. Allora viene il visionatore del Festival di Berlino, viene a Roma per vedere i film italiani e scegliere quelli, no? Che gli interessano. In genere è l'ANICA che gli organizza Film Italia, gli organizzano insieme le proiezioni, insomma viene in Italia, si vede tutti i film, decide questo, quello, quell'altro. Ovviamente tu non paghi per far visionare il tuo film per un festival. Se poi... il festival, cioè il film viene scelto per il festival di Berlino piuttosto che altro, adesso non so se Berlino paga o non paga, però so che in alcuni casi uno degli introiti, delle voci di introito possibili dei distributori è la proiezione ai festival, no? I screening fees dei festival fa parte delle voci di possibili introiti, sono cose da sapere. Poi ti dico, ogni volta tu chiedi screening fee, FEE, mi dispiace, lo scriverei volentieri, però. Sì, oppure una lavagna a fogli mobili, insomma. Per quella sono attrezzata. Allora, sempre parlando di, no, filiera produttiva, perché è per quello che vi sto facendo tutto questo... allora intendiamolo in questo modo, appunto, per la società di produzione il prodotto finale è il film, no? Il distributore insieme al film che prende di un produttore prende una serie di altri film che distribuisce in quella stagione. Allora se tu vedi i listini, si chiamano, no? Il listino di 01 piuttosto che la BIM, piuttosto che vai sui siti, vedi il listino 2015, è un catalogo di film che loro espongono, insomma, agli esercenti per dire ho questo. No? Noi siamo stati invitati da, come commissione, no? Siamo stati invitati dalla FICE, che è la Federazione Italiana Cinema d'Essè, a Mantova, dove loro fanno un incontro annuale e dove tutti i gestori del Cinema d'Essè hanno la possibilità di visionare dei film che gli vengono proposti dai distributori. No? Quindi i distributori hanno un catalogo di film, presentano lì i loro listini e dicono c'è una serie di proiezioni riservate agli esercenti del Cinema d'Essè dove possono visionare i film e decidere lo prendo, mi interessa, mi piace, no? È una vetrina dei distributori in Italia.
Quindi il catalogo dei titoli è appunto il mercato primario, abbiamo detto, è la sala, e i mercati secondari sono tutti appunto gli altri. Quindi il distributore deve decidere, no, la composizione del suo catalogo, a seconda appunto, diciamo, la linea editoriale, il tipo di, no, le preferenze del distributore, l'ampiezza, cioè quanti film può gestire contemporaneamente nell'arco dell'anno, insomma, no, quanti titoli può avere, la tipologia, cioè sono tutti film lungometraggi di finzione, sono documentari, no, documentari di che genere, insomma, che tipo di film può gli interessa gestire. Poi deve anche decidere sulla commercializzazione dei titoli nei diversi mercati, no? Il mercato appunto, stiamo parlando dei sales agent, dipende dai diversi paesi, se stiamo parlando del distributore italiano, il mercato theatrical è un conto, come esce appunto, come comunica l'uscita del film, la strategia di distribuzione, preferisco uscire prima nelle capitali con tot copie e poi da lì piano piano, no, scendo agli altri, oppure esco in, cioè sono diversi modi di uscita, di distribuzione, di comunicare l'uscita del film, esco con i trailer piuttosto che faccio una comunicazione sul web, no, e come commercializzo questo mio prodotto, insomma, a quel punto. E poi, questa era l'ultima, quindi nel budget appunto di distribuzione, no, ma questo è un sì, è tutto quello che abbiamo detto finora, insomma, quindi rientrano il doppiaggio, il sottotitolaggio, il marketing, la pubblicità, l'ufficio stampa, no? Quello che dicevamo stamattina, insomma, sulla comunicazione appunto. C'è l'ufficio vendite, quindi teatro, cioè le sale, home video, DVD, televisione con tutte diverse possibilità, le piattaforme VOD e internet e la gestione del catalogo, insomma tutto questo è attività che appartiene al distributore, no? Acquisizione e finanziamento appunto fanno parte delle voci qui, il distributore può decidere di acquisire o preacquisire diritti, può decidere di finanziare il film con appunto altri, no, anche tax credit esterno, insomma altre forme di finanziamento diretto al film se è particolarmente interessato o motivato a farlo. Quindi qui direi che insomma il discorso della filiera l'abbiamo esplorato, credo che insomma, se ci sono dei dubbi, delle domande, sono ben accette. Va bene. Okay. Va bene. Prima parlavamo della cessione dei diritti. Sì. Per dire a Rai Cinema piuttosto che ad altre società. Mm-hmm. Ma questa cessione. Vuoi che prenda il microfono? No, dicevo, parlavamo della cessione dei diritti. Quindi di un film a Rai Cinema piuttosto che ad altre società. Mm-hmm. La cessione da parte della produzione a questo, sì, punto può essere anche parziale o deve essere necessariamente totale? Allora, una cessione è, lo dice il termine stesso, totale, no? Però essendo Rai Cinema è una parte dei diritti complessivi che il produttore ha. Giusto, Rai Cinema può entrare in diversi modi, perché Rai Cinema è, diciamo, il braccio di acquisizioni di Rai, no? Per il cinema acquisisce i diritti di trasmissione televisiva, cioè tu con un film di finzione devi andare a Rai Cinema, non puoi andare a Rai 3 piuttosto che a Rai 2, o è Rai Cinema che negozia i diritti cinematografici dei film per la televisione, quindi puoi con Rai Cinema a negoziare diritti televisivi, no? E puoi prevenderli o puoi cederli, cioè o li cedi, se li prevendi gliene dai una parte che sì, poi sì, no? Viene restituita. No, che poi paga il saldo a fin finito, insomma, no? E la prevendita è l'anticipo della cessione, diciamo, quando ti hanno pagato tutto tu hai ceduto i diritti, quello è il concetto. Quindi resta
restano gli altri diritti, una cessione produttore, quando, totale, esatto, di quel settore. Tu hai ceduto i diritti di trasmissione televisiva free, perché è Rai, no? Per un tot numero di anni. Ti rimangono i diritti di trasmissione televisiva, pay TV, appunto, pay per view, cioè tutti gli altri tipi di canali, da Sky a altri tipi di canali televisivi, che invece ti rimangono. Grazie. Però quando c'è una vendita di una prevendita di diritti ad una RAI, sì, ovviamente il contratto che ti fanno è quasi di esclusiva, tu non è che puoi vendere gli altri diritti. Diciamo che in genere la RAI è quasi ti chiede esclusiva. No, ma molto spesso è la RAI stessa che negozia poi gli altri, no? Cioè la RAI si prende tutto e poi vende, la RAI vende a Sky, vende agli altre televisioni. Tu, per poter mantenere i tuoi diritti e poterli negoziare, devi negoziare la tua vendita con Rai. Ci guadagni di meno, ti tieni i tuoi diritti e li vendi te, però devi negoziarli. Sì, però no, anche prima tu puoi dire, vabbè, il mio è un documentario, appunto, no, che ne so, adesso stavo pensando se noi abbiamo fatto qualcosa, un documentario che può interessare Rai, oppure un film, no? Ma sui film è un po' più complicata la cosa, un documentario che può andare su Rai 3, però poi può andare su, che ne so, History Channel, o può andare su, no? No, Rai compra Rai. Cioè Rai Cinema o Rai, comunque tutto Rai ce l'ha lei, non puoi, che ne so, il film di Winspear preso da Rai Cinema, poi è andato su Rai International, Rai Movie, e quello ci hanno dato e quello è rimasto, non abbiamo mai più visto nulla per, no, successive proiezioni. Spero che Edoardo abbia visto qualcosa, perché quello è un discorso SIAE che è altro, no? Esula dalla produzione. Noi abbiamo venduto i diritti a Rai per la trasmissione televisiva, e all'interno dei canali Rai può farci quello che vuole. Però se noi lo stesso film l'avessimo, non so, ci fosse stata la possibilità di venderlo a Sky, per dire, avremmo dovuto, perché sicuramente Rai l'avrebbe preso. Adesso sto pensando a un caso particolare, ce l'avevamo, di un film che era stato preso per il satellite da Rai, e gli abbiamo detto no, cioè dicevano a noi, perché lo negoziamo per conto nostro, e quindi ha diminuito, no, il suo apporto finanziario, perché ci cedeva una quota dei diritti. Ci sono dei diritti per Quindi ci sono dei diritti per magari le TV satellitari e diritti per, sì, TV. Sono tutti frazionati, sì, tutti frazionati. Okay. Così come, per esempio, i diritti per l'estero, no? Tu puoi dire, ecco, sempre il film di Edoardo, la RAI è entrata non solo come preacquisto, ma in coproduzione con noi, perché gli interessava il film, gli piaceva l'idea, Edoardo, insomma tutto, entriamo al 30% nella coproduzione del film. Come coproduttore hai diritto a una quota dell'estero anche, no? E quindi la RAI dice, io posseggo il 30% dell'estero, tutto il mondo. Il momento in cui io gli ho detto ho un coproduttore francese, no? La RAI ti dice, vabbè, allora ti do di meno, perché io gli ho detto ho bisogno della Francia, perché lo devo dare al coproduttore francese, no? E il coproduttore francese entra anche lui con una quota di coproduzione, quindi il tuo possesso dell'estero, cioè è il 30%, ma meno la Francia, e allora ti do di meno. Capisci? Allora devi negoziare, ti do questo diritto ma mi tengo quell'altro, no? Ti cedo il satellite ma mi dai una parte di estero, che ne so. Sta, sì, un po' sì. Però devi essere consapevole, appunto, di tutto quello, no, che hai in mano, che non è poco, insomma. Adesso vogliamo essere ottimisti, cerchiamo di capire che sì, cioè, hai una serie di diritti, è un peccato, appunto, non utilizzarli, sprecarli, non sapere che ce l'hai. Quindi bisogna saper leggere bene i contratti, insomma, capire bene, no? Se hai qualcuno che ti può dare una mano in questo senso è meglio. L'avvocato di cui sì, l'avvocato di cui prima. Ah, esatto.
Bene. Che c'è? No, guardate, ma fatturiamo domani una cosa. No, penso che abbiamo chiuso, quindi non vi posso dare risposta. Privata. Allora, in teoria avremo un'altra mezz'ora, no? Sono le 4:30, o no? Ah sì? Ah, le 4? Siamo... Ah, vabbè, allora c'è stato un timing perfetto, insomma, abbiamo spaccato, incredibile. Però stamattina abbiamo iniziato un po' qui, ma abbiamo anche finito un po' dopo, vero, mi ha detto, è l'una, ma altri 5 minuti. Va bene, quindi quello che faremo domani, sì, io veramente me l'ho messa in calendario per oggi anche appunto l'analisi dei progetti, cioè farvi capire i punti di vista di chi analizza i progetti, che cosa chiede, no? Però ne possiamo sicuramente parlare domani, perché è ovvio che un po', no, vi dicevo all'inizio c'era quella, c'era una slide sull'interesse che ha ogni investitore a investire nel progetto, no? Anche ogni fondo, cioè ognuno di questi che investe nel progetto ha dei propri criteri e delle proprie necessità che deve soddisfare, di cui deve rendere conto a volte appunto a, no, chi gestisce tutto il suo sistema. Quindi i criteri del fondo, appunto del MIBAC, piuttosto che i criteri di media o i criteri della televisione, saranno diversi, no? E che tipo di film puoi portare a una piuttosto che un'altra, piuttosto che, cioè, per dire, cominciare dai documentari, perché io ho prodotto il documentario su Calvino con Rai 3, il documentario Zigari appunto sulla persecuzione degli zingari con History Channel, il documentario cinematografico di Edoardo Winspear con Rai Cinema, no? Sono tutte quella di Edoardo? Beh, su Rai 3 alle 11, però sono tre canali televisivi molto diversi, ognuno cerca qualcosa di diverso, no? Quello appunto sulla persecuzione degli zingari non glielo puoi portare al Rai Cinema perché non gli interessa, no? Come appunto History Channel non sa che farsene del documentario di Winspear su una scuola materna romana, non rientra nella sua linea editoriale. Quindi linea editoriale è un conto, però appunto capire quali sono le esigenze di ciascuno delle reti, ma dei fondi, ma e perché bisogna finanziare certi progetti, e lì c'è la risposta alla tua domanda di qui sopra, ma dopo, no? Rientra appunto nelle politiche di ciascuno di questi fondi a cui noi afferiamo appunto per riempire il nostro piano finanziario. Poi io volevo fare un'altra domanda rispetto al pre-sales, quindi sì. La concezione che c'è dura prima quando si fa la quando si fa la prevendita, no? Si parla di percentuali, il 20, il 5, il 10, il 30, no, il 30 no perché diventa coproduzione. E dove si ferma la prevendita come percentuale? E poi nel momento in cui il film va... Scusa, aspetta, perché stiamo parlando... Allora tu dici 10, 15, non 30 no perché diventa coproduzione. Stiamo parlando, allora, rispetto al budget del film o rispetto al valore della prevendita? È quello che voglio, no, voglio perché capire, se io come un, si... un pennarello che funziona, adesso ti farei un altro discorso, ti direi il film e quindi hai tutti questi diritti, no? Sì. Questo è il film e hai tutti questi diritti e ognuno di questi vale un tot, giusto? Di questi tot che tu hai intorno, che è il valore di ciascuno di questi diritti, tu puoi tagliare un pezzo e metterlo qui, che è il valore del film, cioè il budget, no? Lo vai a riempire con tutti questi pezzetti che tagli, e quello è il valore della prevendita. Ti rimane tutto un altro pezzo relativo a ciascuno di questi diritti che tu ancora non hai avuto, no? In termini finanziari. Economici sì, perché nel contratto ti dice io ti acquisto i diritti per 30.000 euro, però te ne pago subito 10.000 per assicurarmi, no? Il fatto che tu li stai vendendo a me, quei 10 sono di prevendita.
e gli altri 20, che sono sempre però pertinenti a quel pallino di quel diritto, no, te li do a consegna di copia campione. Perché per esempio a volte io sento dire che ho venduto il diritto di antenna non dopo che il film è stato finito, quindi mm-hmm. è stato venduto dopo il sì. diritto di antenna a 4.000 euro per 3 anni. Sì. Quindi io non posso vendere il mio documentario perché l'ho venduto in esclusivo, ho fatto certo. la cazzata di firmare per tutto e tutti sì. e ciao, arrivederci e grazie. Quelle 3.000 euro e non è più prevendita, è già dopo. È però all'inizio, quindi quando si parla di prevendita, c'è sempre quel range che loro offrono, oppure ci sono dei listini prezzo proprio, cioè che tu dici... Non sono listini prezzo, tu puoi, cioè sì, adesso io sono un po' fuori dal mercato del documentario, però ti posso dire che ne so, che Arte cioè compra a tot a minuto, no? O che ne so, un documentario, slot di 52 minuti televisivi per tale televisione vale tot, per tale altra, non so, vendi a ZDF piuttosto che la ILE finlandese, ti dà 1.000 euro, un altro te ne dà 4.000. Perché se la vendita del prodotto finale è 4.000 euro, la prevendita, quindi la percentuale poi anticipata sulla prevendita sarà 500 euro a questo punto. Cioè no, era giusto per no, capire un po' il calcolo. Perché la prevendita, cioè il film venduto sulla carta, vale... Di più? Può valere di più del film finito, sì. Sì, perché se la televisione in questo caso ti dice sono particolarmente interessato, cioè paga di più per assicurarselo. Il film finito è sul mercato. È una convenienza. Sì, sì. Esatto. No? Come in caso, ti dico anche il caso contrario. Tu, distributore italiano, no? Il sales agent americano, che ne so, la Warner, ti dice c'ho questa sceneggiatura, guarda un po' se ti interessa. Io la leggo e dico, ma mazza, bello. No, un film d'azione, mi piace da morire, insomma, per il mercato italiano. Chi c'è nel cast? Ancora non si sa. 100.000 euro me lo compro così, a rischio. Poi mi ci mettono Matt Damon, Belen Rodriguez, chi cavolo te pare, no? E mi diventa il film del secolo e incassa 8 milioni al botteghino. L'ho comprato sulla carta? A niente, ho fatto un affare, è un preacquisto. Capisci? Ci sono i due casi estremi opposti, perché nell'altro caso invece io dico, so che c'è no, George Clooney e Julia Roberts, mi chiedono 3 milioni di euro per e io non ce la faccio. Perché poi in quanto televisione io posso vendere gli spazi pubblicitari su cui poi... Perché poi quella, è ovvio, quanto quella... più aumenta il valore del film, tanto più te televisioni riesci a tua volta insomma a far fruttare gli spazi, è evidente. Adesso stiamo facendo discorsi così in libertà, insomma, no? Però... Un investimento. Certo, certo, può essere un investimento appunto alla cieca o può essere appunto oculato, commerciale, seconda. A domani, ciao. Va bene, possiamo chiudere credo qui. È stato un piacere, vi ringrazio. Un grande piacere.